Oggi parliamo del libro Il salotto della contessa Maffei, scritto da Raffaello Barbiera, giornalista e direttore di giornali. Il testo fu pubblicato nel 1895 e conobbe ben quattro ristampe nello stesso anno e tante altre pubblicazioni fino al 1940. Dopo quell'anno divenne un libro soprattutto per addetti a lavori, per accademici, per esperti dell'Ottocento. Perché è importante riscoprire questo saggio? Per almeno tre motivi. In primo luogo perché ci permette di comprendere come circolasse la cultura, l'arte, la letteratura fino all'Ottocento, nei salotti letterari, luoghi di incontro di artisti letterati, politici, che spesso erano in un certo senso cementati da figure carismatiche, soprattutto da donne. Clara Maffei tiene il salotto più importante dell'Ottocento in Italia. Ma i salotti non nascono nell'Ottocento, nascono ben prima. Il secondo motivo per cui conviene leggere questo libro è senz'altro per aprire delle finestre su grandi artisti o letterati, musicisti o politici dell'Ottocento, conoscerne aneddoti, conoscere incontri di personaggi importanti. C'è poi un terzo motivo, che è quello di poter conoscere la vita dell'Ottocento, la cultura dell'Ottocento da una prospettiva più viva, la prospettiva dell'incontro di grandi. E questo libro testimonia l'incontro di personaggi come Verdi e Manzoni e le emozioni, i sentimenti, le riflessioni che sorgono e anche i rapporti e le relazioni epistolari che nascono da questi incontri. C'erano altri salotti prima di questo in Italia. Tutti avranno sentito parlare del salotto di Isabella Teotocchi Albrizzi a Venezia tra fine Settecento e Ottocento. In quel salotto Foscolo conosce Ippolito Pindamonte e conosce anche Isabella Teotocchi Albrizzi e diventa per qualche tempo il suo amante. E fu in quel salotto che grandi letterati si confrontarono sull'editto di Saint-Cloud, l'editto napoleonico che imponeva le tombe fuori dalle cinta murarie e toglieva anche il nome personale del defunto dalla tomba ponendolo sulle mura. E fu in quel salotto che Foscolo, meditò di scrivere i sepolcri. Capendo che l'editto di Saint-Cloud in realtà ledeva i diritti delle persone e non permetteva di dedicare il giusto affetto ai propri cari. E così nacquero i sepolcri nel 1806, pubblicati nel 1807. Bene, senz'altro i primi salotti furono quelli del Cinquecento, anche se questi salotti assomigliavano più a delle corti in cui si rendeva omaggio a Venere piuttosto che alle muse, scrive Barbiera. L'origine dei salotti è italiana più che francese. In Francia i salotti si diffusero più tardi. Il salotto in Italia nacque nel Settecento e nell'Ottocento, nella forma che poi vedremo nel salotto di Clara Maffei, come luogo di culto del bello, dell'arte e dell'amore, mentre in Francia si diffonde come luogo di opposizione alla corte. La contessa Maffei era una donna affabile e di grande carisma. Si era sposata, non ancora maggiorenne, ad un certo Andrea Maffei. Aveva ben presto scoperto che il suo marito non l'amava così come lei avrebbe desiderato. E anche il figlio, nato, morì a soli 9 mesi.
e quando lei aveva 20 anni, nel 1834, sia il marito che il padre iniziarono a favorire l'arrivo nella loro casa di personaggi importanti, intellettuali, musicisti, artisti, politici. E fu così che nel 1834 nacque il Salotto di Clara Maffei, che proseguì per più di 50 anni. Clara Maffei divenne molto esperta nel creare un luogo di accoglienza e di raffinatezza in cui le idee potessero trovare spazio di espressione e di comunicazione. Una miriade di personaggi maschili e femminili animava il salotto. Verdi e Manzoni si incontrarono lì. Manzoni divenne assiduo frequentatore e grande amico della contessa. Barbiera fu testimone in prima persona degli ultimi anni di vita di quel luogo. Barbiera testimonia un mondo ormai al tramonto, irripetibile, quello degli ideali romantici e patriottici, artistici e letterari, raccontati e incarnati da personaggi che sono poi passati alla storia, che nel quotidiano si incontravano in questo club ad un tempo letterario, musicale, politico. La tecnica che questo giornalista adotta per raccontare è in un certo senso impressionistica, perché spesso Barbiera accenna le figure con tratti veloci, racconta alcuni aneddoti. Campeggiano i ritratti di alcune figure su tutte, Honoré de Balzac, Verdi, Manzoni, ma anche tanti altri compaiono all'interno del saggio, ad esempio Ippolito Nievo, che frequentò il salotto prima di partire per la spedizione dei Mille, da cui non fece ritorno. Ci sono però anche tanti ritratti di donne, tra cui la moglie di Verdi, Giuseppina Stripponi, Louise Collet, musa ispiratrice di Flaubert, e la poetessa Giannina Milli. Ecco, apriamo una finestra su Balzac, su Verdi e su Manzoni. Honoré de Balzac giunse a Milano a suo dire con un incarico amministrativo. In realtà lo scrittore era immerso nei debiti fino al collo per le sue speculazioni fallite. Venne accolto a Milano nel salotto della contessa. Spesso però Honoré de Balzac si lamentava di Milano, lui che era avvezzo a Parigi, e Balzac usò spesso espressioni sprezzanti nei confronti dei romanzieri italiani, addirittura nei confronti di Manzoni e di Massimo D'Azeglio e Del Grossi, e per questo sui giornali italiani furono pubblicati articoli denigratori su Balzac. Anche su Verdi possiamo aprire una finestra interessante. Nel 1842 Clara Maffei conobbe Giuseppe Verdi, per il quale avrebbe nutrito poi sempre grande stima, per il suo genio ma anche per il suo carattere. Verdi era molto infastidito dai seccatori, tanto che era solito dire che si doveva aggiungere un undicesimo comandamento: non seccare. Nel profondo Verdi era un uomo cortese. Il musicista fu presentato a Clara nel giorno del trionfo della Nabucco alla Scala, il 9 marzo del 1842. Egli era modesto di aspetto e semplice di modi, a differenza di molti altri che si atteggiavano a geni. Giulio Carcano e Giuseppe Verdi si ritrovarono nel salotto milanese di Clara Maffei, ma poi si ritrovarono anche nel salotto di Clusone, quel salotto che Clara Maffei teneva nei mesi in cui trascorreva le sue vacanze estive nella città della Valle Seriana. Anche su Manzoni conosciamo tanti aneddoti attraverso la lettura di questo saggio. Ad esempio l'aneddoto della chiesa di San Rocco compare per la prima volta qui, ma anche possiamo scoprire da questo saggio l'incredibile precisione con cui Manzoni voleva documentarsi sui fatti. Possiamo anche conoscere i tanti dubbi che lui aveva. Rilesse 13 volte la ristampa della lettera sul romanticismo al marchese Cesare D'Azeglio, ed era una ristampa.
Ecco, scrive Barbiera che per i fisiologi moderni, cioè per i medici contemporanei, Manzoni era affetto dalla malattia del dubbio ed era altresì anche affetto dalla malattia degli spazi, ovvero da una situazione penosa che lui provava in una lunga strada se doveva percorrerla da solo e non era accompagnato da alcuno. Manzoni affermava che si sentiva di tanto in tanto invadere la testa da un caldo fiotto di sangue. Bene, fu proprio la contessa Maffei a desiderare che Manzoni potesse incontrare Verdi. L'incontro accese in Giuseppe Verdi l'ammirazione, oltre che per Manzoni artista, anche per il Manzoni uomo. E alla morte di Manzoni, Giuseppe Verdi scrisse spontaneamente la messa di Requiem, eseguita per la prima volta nella chiesa di San Marco il 22 maggio 1874, come tributo alla memoria. La moglie di Verdi aveva già avuto modo di conoscere Manzoni e Verdi ne provava invidia. Scrisse infatti Verdi alla contessa Maffei: «Quanto invidio mia moglie di aver visto quel grande, ma io non so se anche venendo a Milano avrò il coraggio di presentarmi a lui. Voi ben sapete quanta e quale sia la mia venerazione per quell'uomo che secondo me ha scritto non solo il più grande libro della nostra epoca, ma uno dei più grandi libri che siano usciti dal cervello umano. E non è solo un libro, ma una consolazione per l'umanità». Queste sono le parole di Verdi del 1867. L'anno dopo, il 30 giugno 1868, avvenne l'incontro tra i due in casa Manzoni a Milano e Verdi scrisse dopo l'incontro: «Io mi sarei posto in ginocchio davanti se si potessero adorare gli uomini». Tra i due non si arrestarono gli scambi d'affetto.